squadrismo, le cose vanno chiamate con il loro nome, cioè di delinquenza. Abbiamo avuto questi giovanotti che per l'ennesima volta sono venuti a fare un'aggressione squadristica, che sono professionisti dello squadrismo. Professionisti dello squadrismo. Buonasera, De Luca. Professionisti dello squadrismo. Sì, Regolarmente tesserati alla Feder Squadrismo. vabbè, non esiste. Comunque, in effetti è stato un episodio spiacevole quello dei sacchetti che li hanno lanciato. Altro che spiacevole, dica pure sconvolgente. No, vabbè. Straniante. Sì. Surreale. Vabbè, brutto. Quando mi sono visto arrivare quel sacchetto di monnezza, pensavo, scioccato, uanima. Cosa? E dove l'hanno trovata mai della spazzatura Napoli? No, ho capito, la rigira. La rigira in questo modo, no. Io bevo. Il gesto è stato spiacevole, adesso però non... Magari avete migliorato la situazione, ma c'era... Sarà stata monnezza di contrabbando. Ma no, ce l'avete. Vabbè. Monnezza estera, non lo so, ma infatti pure le persone intorno a me erano attonite. Chi fotografava, chi filmava questa rarità della monnezza a Napoli. Mamme che dicevano ai pargoli, tocca a mamma, è come un quadrifoglio, quel sacchetto della monnezza porta fortuna. E quando non rivedi più un sacchetto della monnezza in Campania. Va bene, non abbiamo capito, ma non esageri. Squadristi. Sì, ignari che la Campania ormai in quanto raccolta differenziata è prima in Italia. Addirittura. In strada abbiamo non solo bidoni di carta plastica e organico, ma anche degli appositi contenitori per portafogli rubati. Talmente certo. Tale l'educazione ecologica in questa regione che a Capodanno le dita che saltano per uso improprio di fuochi illegali finiscono già da sole nel cassonetto dell'umido. Sì, certo, immagino. Però senta, comunque lei è poi andato a denunciare l'episodio in questura e ci sono le foto di lei in sala d'attesa. Per carità, no, non è così. Come quello no, è il volontariato che faccio ogni lunedì. Cosa? Visto che ormai in campagna la criminalità è quasi azzerata, i poliziotti in questura rischiano la depressione e allora io da buon sammaritano vado lì e gli faccio compagnia. Certo, va bene. Senta, Presidente, invece nell'ultima classifica sul gradimento tra i presidenti di regione lei è nono. Credo che avrà saputo. Nono? Nono? Sì, non lo sapeva. Nono. Il primo chi è? E Zaia. Chi? Ah, Luca Zaia. Luca Zaia. No, è il governatore. È il governatore del Veneto. Zaia. Che manfrina, sì. Per gli amici Zaietto. Sì, Zaia, invece no, si chiama Luca Zaia. No? A cui hanno dedicato la canzone. Quale? Chi conosce il governatore Zaia? Ma cosa sta dicendo? Non denigri. Primo posto meritatissimo, indiscutibile. Del resto Zaia in Veneto ha sconfitto la malavita di Scampia. Mica doveva farlo. Ha risolto il problema della Terra dei Fuochi, ha sgominato Gomorra. È un eroe, è un messia. No, ma non scherzi. Zaia. Sì, ma quelle cose lì sono in Campania. Non e si capisce che stanno in Campania. Si capisce perché in Veneto chi cazzo ci sta. Ma come? No. Pure Google Maps sulla cartina del Veneto ci ha scritto spazio libero per inserzione pubblicitaria. Senta, non cominciamo. Accetti il fatto di essere nono e il Veneto è in testa. Basta. Capiterà anche a lei, magari. Lasci stare il Veneto. Il Veneto ha lo stesso fascino del parcheggio della centrale di Chernobyl. Ma non è vero, In Veneto c'è un'ora di luce diurna al giorno e in quell'ora è nuvolo. No, allora, senta. Il Veneto è talmente umido che è l'unico luogo al mondo dove i pesci soffrono di reumatismi alle lische. Senta, guardi. Per adesso. Forza poi in Veneto gli abitanti hanno come intercalare la bestemmia e sono pure educati. Non offenda, lasci stare. In Veneto la stradale ti multa se al palloncino risulti sobrio. Non è vero. Ma lo fanno per il tuo bene, perché se non sei ciucco come fai a sopportare di vivere là? È bellissimo in il tutta Veneto. L'Italia c'è l'allerta meteo, in Veneto c'è l'allerta Veneto. Oh, ma cosa è stai dicendo? È facile risultare primi nella classifica dei governatori quando l'unico problema che hai da presidente è quello di mettere al sicuro i gatti nella zona di Vicenza. Ma no, ma le so anche no, non scada nei luoghi comuni, la prego. Bevo. Beva. Però accetti. Beva, ma accetti una classifica. No? Accetti. E comunque dopo la prima posizione nella classifica si passa direttamente al nono posto, il mio. No. In mezzo c'è il vuoto, la terra di nessuno, limbo, la materia oscura. No, i nomi ci sono, ad esempio prima di lei al terzo posto c'è Giovanni Toti, presidente della Liguria. Toti? Toti.
L'orso Toti? Non è l'orso Toti, no. Senta. Come no, è amatissimo da grandi e piccini, Toti e Bubu. Lasci sta. Non mi ricordo più da chi è doppiato Toti. Ma non è doppiato. Ah, non è doppiato, no. La voce è sua. Sì. Ah, poverino, mi dispiace. No, non offenda. Però il corpo che indossa, quello che lo fa somigliare al fratello grasso del Gabibbo, quello però è finto, ovviamente. No, non offenda. Ha pure quel corpo lì. Ah, poverino, applauso, applauso. No, ma che applauso, non applauso. No, poverino. Ma non può offendere. Deve accettarlo. Probabilmente Toti in Liguria è un po' più amato. Comunque è giusto che Toti sia terzo, perché la Liguria è tenuta benissimo. E che non lo so questo. In Liguria bisogna stare solo attenti a non tossire. Perché? E viene giù un quartiere. No, allora, ha dei problemi, è vero. In Liguria i bambini nascono palmipedi. Sì, va bene. Per giocare tra i bambù della città paludosa. L'unica cosa è che la Liguria non è collegata benissimo. Ha dei problemi. La Liguria ci vogliono 3 ore pure dalla Liguria. Va bene, va bene, va bene. Però Toti è terzo. Sì, però non se ne abbia male. No. Perché deve passare? O sbadigliare? No, non è uno sbadiglio. Sorvoliamo. Posso sbadigliare? Non può. Allora. Quello non è uno sbadiglio. Però, tra l'altro, scusi, anche Zingaretti è settimo. Beva pure, ma... Voglio dire che anche Zingaretti è settimo, io glielo dico. Zingaretti. Sì. Però l'unico essere umano al mondo composto dal 120% di acqua. No, ma perché? E quando parla la tira fuori tutta. Ma cosa sia sta... come saliva, no. Sia come sudore. Non deve. Le recenti alluvioni a Roma non sono state per il maltempo, no. Bensì per Zingaretti. Perché? Che ha tentato di fare uno scioglilingua con tutte le resse. Buonasera. Positivo. Sì. L'esito delle analisi è stato positivo. Sì, buonasera, Presidente De Luca. Fino ieri qui in campagna, con la mucchina, noi ci lavavamo la macchina e il cane. Vabbè, non credo. Quando però... ci si incontrava per strada, anziché baciarci, ci starnutivamo sulle guance. Ciao, picciù. Ma come stai? Cioè, non avevate dei casi? Sì, vabbè, ci sputavamo in faccia. Abbiamo capito. Qui nella mia regione, la culla della sanità mondiale. Beh, non esageriamo. Perfino le acque delle pozzanghere sono oligominerali. Ma no. Amiche dell'intestino, sì. Che fanno fare tanta plin plin. Addirittura. Qui nella mia regione, sì. Le mamme per sterilizzare l'andreccia. Cosa c'è? No, c'è il microfono qua che mi dà fastidio. Va tutto dietro e mi sposta la parrucca, maledette. Vabbè, tutto qui a Milano. No, adesso non maledetti infierisca. Che non siete altro. No, a Napoli il microfono non mi dà fastidio. Meglio. Vabbè, andremo a Napoli, vorrei dire. Qui, nella mia regione, le mamme, per E il microfono dice... No, la mancanza di pubblico, io vivo col pubblico, essendoci sei solo tu. Mi spiace, qui, nella mia mi regione, molto. Le mamme, per sterilizzare il ciuccio... Sì.